Pronti per andare a New York? Dopo l'epidemia di veleno verde, abbiamo lavorato giorno e notte per stabilizzare il paese. La divisione era al collasso. Per evitare la guerra civile, tutti gli agenti sono stati richiamati a DC. Pericolosissime fazioni dominavano le strade per il controllo della capitale. Le Iene, opportunisti che sfruttano i deboli e gli indifesi. I reietti, sopravvissuti al veleno verde e desiderosi di vendicarsi della società. E i Troussons, disertori e ammutinati macchiati da crimini di guerra. Abbiamo lottato al fianco dei cittadini per stabilizzare la città. E ce la siamo ripresa. Ma non abbiamo sconfitto la corruzione. La città è stata invasa dai Black Tusk, una compagnia militare privata che ha cercato di disfare tutto il nostro lavoro. Abbiamo opposto resistenza e contro ogni probabilità siamo riusciti a respingerli. Ci sono ancora molti pericoli. Dobbiamo sempre ricordarci per cosa lottiamo. La divisione ha subito pesanti perdite al municipio. Riteniamo si tratti di un attacco mirato. L'Isaac ha identificato un composto biologico ignoto. Agisce in fretta ed è letale. Non abbiamo mai visto nulla del genere. New York ha richiesto aiuto a tutti gli agenti sull'East Coast. Dobbiamo dare una mano. Il nostro contatto sarà Fei Lau. Cardinal 1. Chiedo permesso di atterrare. Cardinal 1 a base. Chiedo permesso di atterrare. Agente Lau, abbiamo il permesso di atterrare? Lau, mi ricevi? Cazzo, scendiamo laggiù. Tutti gli agenti, parla l'agente Fei Lau. Richiedo immediati rinforzi al municipio. Qui Kelso. Via! Al riparo! Ho recuperato alcuni dei superstiti, ma c'è ancora gente intrappolata nell'edificio. Fa attenzione, usano un'arma biologica. Indossate le maschere. Seguimi, dobbiamo salire lassù. Eliminate quello stile! Per sempre. I tuoi amici qua fuori hanno bisogno di te!
Kelso, entra nel municipio e metti in salvo i feriti. Manderò aiuto quanto prima. Agente, possiamo arrampicarci dal tetto! Seguimi! Ingresso in area contaminata. Siamo nella merda. Le vetture dell'Aigot sono fuori strada. Ispezionate l'edificio e cercate eventuali superstiti. Dobbiamo scendere là sotto. Forza! Lau, siamo al municipio. Sono coi sopravvissuti. Il porto sta inviando i soccorsi. Liberate l'area per il loro arrivo. Merda. Sono i Rikers che arrivano dai sotterranei. Agente, coprici mentre soccorriamo queste persone. Tieni la maschera. Non riesco a respirare con questa affare. Drago dice che vuoi vivere. E allora tieni. Agente, parla Lau. C'è un sistema di sorveglianza nel seminterrato. Dobbiamo scoprire i responsabili dell'attacco. Cerca di recuperare i nastri. Server attivo rilevato. Download. Riconoscimento facciale avviato. Analisi completa. Javier Kajika, James Dragoff, Theo Parnell, Vivian Conley. Stato: traditori. Analisi completa. Aaron Kiner, stato: traditore. Dopo Coney Island sapevamo che Kiner lavorava su un virus, ma non pensavamo riuscisse a trasformarlo così velocemente in un'arma. Dovevamo essere pronti. Lau, la squadra medica è arrivata. Stanno tirando fuori i superstiti. Vediamoci all'insediamento del porto. Ti mando le coordinate. Abbiamo molto di cui parlare. I superstiti sono stati estratti. Municipio sicuro. Raduniamoci nel parco e raggiungiamo il porto.
Nemici in arrivo. Mi servi quassù. Abbandono dell'area contaminata. Porchi bastardi. Meno male che stai bene. L'agente Lau ti ha inviato le coordinate del porto. Andiamo. È strano essere qui, dove tutto è iniziato. Uno si fa tanti film in testa. Uno si immagina chissà quale scenario apocalittico. Ma poi più ti avvicini, più ti rendi conto che poteva capitare ovunque. Emerst ha semplicemente scelto New York. Occhio, gente. Sembra che ci siano guai in arrivo. Mettiti a riparo. Ai serbatoi di carburante, li rallenterà. Possiamo farlo. Andiamo, non possiamo fermarci. Ho sentito storie atroci sui purificatori, ADC. Pensano che l'unico modo per salvare la città sia bruciare tutto ciò che potrebbe essere contaminato. Difficile credere che fossero normali prima dell'epidemia. Raggiungi il porto al più presto, ma non aspettarti troppi convenevoli. Il loro leader, Paul Rhodes, non sarà felice di vedermi. Indietro! Dobbiamo parlare con Rhodes. Non siete i benvenuti qui. Abbiamo già avuto degli agenti. Ci hanno portato solo guai. Sta indietro! Falli entrare. Rhodes vuole sapere cosa hanno da dirgli. D'accordo. Benvenuto al porto. Questo insediamento è stato fondato qualche mese fa da ex membri della JTF e volontari civili. Si fanno chiamare pacificatori. È il posto più sicuro di Lower Manhattan. Hanno difese, cibo, attrezzatura, qualunque cosa tu voglia. Il fatto che siano ancora qui e non siano stati spazzati via da Rikers e purificatori è davvero notevole. Ma non gli va a genio la divisione. Ed è per questo che dobbiamo convincerli ad aiutarci mentre diamo la caccia a Keener. Ti aspetto nell'ufficio di Rhodes. Non gli sto molto simpatica, ma è una storia lunga. Speriamo di convincerlo a farci restare. Vai avanti. Mi occupo dei sopravvissuti. Fanculo! La divisione ha avuto la sua chance. Ci serve un posto per fare base. Cercatevene un altro. E se il porto fosse il prossimo bersaglio di Keener? Scherzi! Voi ci rendete un bersaglio. Noi possiamo proteggerlo. Ah, sicuro. Come a Hell's Kitchen. Non mi farò fregare di nuovo. Siamo tutti sulla stessa barca, Paul. Senti. Qui la situazione è 10.000 cazzo di volte meglio che a Midtown. La gente si sente al sicuro. È vero.
La situazione sembra tranquilla ora, ma tranquillità non significa essere al sicuro. Là fuori si mette male, ma la scelta è tua. D'accordo. Sistemate Keener. Ma poi fuori di qui. Tutti. Keener è l'obiettivo, ma per ora non sappiamo dove si trovi. Il bastardo pianifica le sue mosse, nascosto qui in città. Coi filmati trovati in municipio, abbiamo indizi sui quattro agenti traditori. Theo Parnell, tecnico specializzato e complottista. Posizione sconosciuta. Crediamo abbia a che fare con alcuni droni sentinella visti in città. Uno è stato abbattuto da poco al centro civico. Devi recuperarlo, così lo localizziamo con i metadati. Vivian Colley, esperta di esplosivi e ufficiale d'alto rango dei purificatori. Ci informano di attacchi sempre più aggressivi dei purificatori a Two Bridges. Parla coi pacificatori locali. Li stanno monitorando. James Dragoff, esperto d'armi pesanti e leader operativo dei Rikers qui a Lower Manhattan. È in un complesso fortificato a Wall Street. I nostri agenti cercano da tempo un punto debole da sfruttare. Vai al rifugio nell'area per saperne di più. Javier Kajika, esperto di operazioni tattiche. È un fantasma, ma lascia tracce evidenti. Ci sono state molte imboscate contro le nostre pattuglie a Battery Park. Pensiamo si tratti di lui. Prova a seguire le sue tracce e scopri dove conducono. C'è poco tempo. Scegliere uno di loro ci porterà più vicini a Keener. Qui dal porto intanto avrai tutto l'aiuto possibile. Buona fortuna.